Foto, disegni e bozzetti dello scultore Silvio Monfrini sono in mostra nell'Oratorio Mortis et Orationes di Monterosso al Mare sino al prossimo 25 agosto. L'esposizione dona per la prima volta la dovuta valorizzazione all'opera di Monfrini, autore della scultura San Francesco e il Lupo, uno dei simboli del borgo e delle intere Cinque Terre. Da oggi si inaugura questa mostra a Monterosso al Mare, una mostra dedicata appunto alla statua di San Francesco d'Assisi, una statua voluta dai frati cappuccini di Monterosso, e proprio oggi appunto la riportiamo così in auge da far conoscere a tutti in occasione dei 400 anni del convento dei frati cappuccini, ma anche per un'altra occasione speciale, ossia per i 50 anni dalla morte dello scultore Silvio Monfrini, uno scultore lombardo che è arrivato a Monterosso appunto grazie ai frati Cappuccini e ha costruito questa fantastica opera che appunto ormai è fotografata e conosciuta in tutto il mondo, molto amata da tutta la popolazione monterosina, ma anche amata dai turisti. In questa mostra abbiamo raccolto dei materiali che sono stati messi a disposizione dal comune di Usmate Velate, il comune appunto in provincia di Monza e Brianza, dove lo scultore Monfrini è nato e vissuto, e dalla nipote Elena Mutinelli, che è una scultrice e porta avanti un po' la memoria del nonno. Il percorso espositivo racconta la realizzazione della scultura e valorizza le caratteristiche artistiche dell'autore. Nei primi pannelli ci sono tutte le fotografie storiche della creazione del bozzetto in gesso, dell'arrivo della statua a Monterosso e soprattutto del giorno dell'inaugurazione, 5 agosto 1962, alla presenza di grandi autorità, fra i quali il ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani. Oltre alla mostra e ad una piccola pubblicazione legata all'esposizione, sono previste delle visite guidate alla statua di San Francesco. Sono raccolte tutte le foto storiche e in particolare le foto dell'inaugurazione appunto alla presenza del ministro Taviani e di tante altre autorità. Ma in questo periodo, quindi dal 10 al 25 agosto, sono previste anche delle visite guidate alla statua, davanti alla quale racconteremo un po' di aneddoti, faremo conoscere questo scultore Silvio Monfrini e faremo anche conoscere il perché è arrivato e ha fatto questa scultura a Monterosso. Per sapere gli orari delle visite guidate, 0187 817531. Comunque, tendenzialmente, un po' quasi tutte le mattine ci sarà qualcuno alla statua che vi racconta e vi farà conoscere quest'opera.